Bentrovati qui su Double Trouble con me, Audrey, e siamo un po' orfani di Paper Lily. Quindi cosa fa Audrey? Non va a cercare un altro gioco simile? Sì, ma ancora non cominciamo con quello. Ho messo gli occhi su questo gioco che vi dico la verità, mi ha un po' intrigato, sempre da itch.io. Il gioco è gratuito sostanzialmente, si può tranquillamente scaricare senza pagare nulla. Io, per ovvi motivi, dico la verità, ogni volta comunque lascio un tot ai creatori perché mi sembra giusto così, no? Mi sembra ovvio. Come noi cerchiamo di lavorare qui su YouTube e su Twitch e come dire, abbiamo l'aiuto di chi ci segue, no? Ci dà una mano e supporto con le sub, qui invece su YouTube magari ci sono i super, i grazie e tutto il resto. È giusto, secondo me, dare qualcosa anche a questi programmatori e che ci provano. Io spero che il gioco sia bello come sembra dalle grafiche che ho visto e siamo un po' sui livelli di NDLEA come contenuti, soprattutto per questioni grafiche di gore, violenza, cannibalismo, ragazzi, e via. Il gioco si chiama Dead Plate, quindi insomma. Ci vedo perché la cieca sti giochi mi intriga, non ci posso fare niente. Dopo vi faccio vedere anche la schermata principale, molto graziosa, molto carina. E da quello che ho capito, dirigiamo un ristorante. Cannibalismo, ristorante. Insomma, ragazzi, o si diventa tutti vegetariani come me, o vediamo un po' cosa succede. Non so quanto sia lungo il titolo, non so se effettivamente è un titolo che ha una storia molto lunga o è un one shot, tipo lo giochi una volta, devi fare delle meccaniche e finisci lì. Lo scopriremo insieme. Guardiamo un attimino, diamogli un'occhiata perché vi dico, a me ha intrigato la descrizione, le immagini che ho visto, però non volevo spoilerarmelo, quindi andiamolo a scoprire insieme. Allora, as you can see, questa è la schermata principale. Abbiamo New Shift, Continue, Quit. Continue è uscito a prescindere perché io il gioco non l'ho ancora neanche annusato. Io direi, andiamo. A questo gioco, vabbè, work of fiction, ovviamente, graphic death, blood, gore, violence, cannibalism, mystery. Ho avuto tempo di descrivervi tutte le cose spettacolari, favolose e dolcissime che ci sono qui all'interno. Allora, vediamo che si gioca con mouse e tastiera. I controlli sono up, down, left, right. No, devo usare le freccette. Ouch. This is not good. Interattiamo con Zelda. No, ragazzi, comodissima sta cosa, cioè mi incrocio. Mi incrocio perché sono andata a muovere con la sinistra, però vabbè. Cancel pose con X, shift print. Vabbè. E some areas can be. Ah, possiamo cliccarle. Allora, facciamo il tutorial. O andiamo alle 6:30 e skippiamo tutto. Sleep in, out of progress. Mi lasci molte, molte poche opzioni per io fare il tutorial. Quindi ci svegliamo alle 5 del mattino. Io continuo a stare su WASD, ma non so se il WASD effettivamente funzioni. Oh, wow! È venuto veramente per fare training, cioè per e anche in tempo quasi. So that's the position. Because you are getting the free, told you how to do your job. Vabbè, è una posizione che vorrebbero, quindi ringrazio di avere questo. Il tuo curriculum mostrava che avevi molti lavori che hai fatto nell'industria dei servizi e quindi dovresti più o meno avere già un'infarinatura. Farò finta, ho deciso di ignorare praticamente come facilmente trovavi nuove posizioni, cioè questi lavori finivano molto in fretta. E avere 28 lavori all'interno dell'industria dei servizi dopo in soli 7 anni, se ci pensi, è molto, cioè, molto impressive. Diventa molto meno spettacolare quando tu cominci a pensarci 5 minuti, 5 secondi in più. Vabbè, comunque suppongo che con tutti questi lavori sai come far sedere un cliente e
e vabbè, preparare loro il tavolo in maniera perfetta, tutto il resto. Tenere a mente quante persone stanno mangiando, e vabbè, ovviamente stare attenti ai gruppi di grandi persone. Allora, noi adesso andiamo qua e diciamo ciao. Un tavolo per due, falli sedere. Ma certamente, venga signorina, venga. Devo farli sedere qua, però... Allora, non ci si muove col WASD. Signora? Sì? 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 Ah, è vero, devo preparare il tavolo, aspettate. Allora, facciamoli sedere qua, sì, facciamo così. Bravo, dagli un momento per decidere cosa devono mangiare. Poi mettigli il menù e poi vai a vedere cosa devono fare. Cosa serviamo oggi? Ah, no, non decidono, cioè non decidono loro cosa mangiare, ma hanno un menù molto ristretto che cambia giornalmente. Lo sapresti se avessi letto, vabbè, l'annuncio. È un cretino questo. Allora, lasciamo il tempo di decidere. Attenzione, forse hanno deciso. Eccoci qua, signorini, signori. Prendiamo il loro ordine. Vabbè, lei vuole l'appetizer. Quando avrai il loro ticket con tutto quello che vogliono, porto l'art market tra la finestra e la porta e lo manderai in cucina. Il cuoco comincerà a lavorare e... Ma tieni a mente che loro cucinano in questo ordine: dessert, contorno, pasto e appetizer. Non distrarre, vabbè, non rompere le palle, non distrarre i pochi se ci mettono troppo. Allora, suppongo che la Windows di cui vi parla sia questa qua. È un po' scomoda, ragazzi, questa situazione. Non è questa, è questa. No, non posso andare. Posso andare dai cuochi a rompergli il cazzo? No, devi sapere. Allora, come l'ordine sarà finito, lo puoi prendere praticamente e portarlo al cliente. Eccoci qua. Allora, noi adesso andiamo dalla cliente e tada! 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 Vegliate le sate! Ok, grazie! Ok. Ma questa mi ha detto che vuole. Signori, vorrei prendere il suo piatto... Giorgio, ho un problema. Ma mi sembrava di vedere qualcosa. Perché non mi sono cagata questa? Scusi, non l'avevo minimamente cagata. Ah, devo premere quel cazzino lì. Vedete, loro stanno tagliuzzando. Qui è pronto, è un po' scomodo nei movimenti, posso dire. Un po' scomodo. Prego, prego, signore. Ok. Non farli aspettare troppo per... stanno ancora a leggere il menù, io che devo fare? Quante palle del nostro capo, ragazzi? Eccoci! Mi dica, signora. Vabbè, il main, va bene, signore. Lei? Vabbè, è molto molto easy in questo caso, però lui si muove in maniera veramente imbarazzante. Quindi, come dire, è un po' scomodo. Ma questo è il primo. Sì, ma voglio anche l'altro. Ho cominciato a preparare pure per quell'altro, che faccio? Una dina, no? Dai, è tu. Signora, sa. Ok. Là. Sa. Prego. Sono teletrasportate, ma ho lasciato una merda sul tavolo. Allora, avrai il conto preciso, vai dietro al bancone e fai lo scontrino. Questo potrebbe essere pericoloso. Ecco i tuoi soldi. Allora, madonna, è un cazzo, $200, 100 euro penso. Molte persone ti chiederanno un full course, cioè tutto il cucuzzaro con appetizer, sides, meals and dessert. E quando hanno finito con loro quello a mangiare, pulisci il tavolo,
e non vogliamo che la gente pensi che noi lasciamo tutta una merda, ci mancherebbe. Però non hanno mangiato tutta sta roba, non hanno neanche bevuto così tanto. Scusate, puliamo. Non riesce a pulire il tavolo perché la monnezza probabilmente è pieno. E andiamo in cucina a controllare. Ci mancherebbe altro. Salve signori cuochi, siete inquietantissimi. Allora, il trash can è qui. Vabbè, devo andare praticamente a prendere la monnezza e portarla fuori. E fin qui. A posto. E ora devo andare a pulire il tavolo, però non è che me la sono scampata. Posso uscire? Non posso scendere e salire. Ok. Abbiamo pulito, ok. Ok, ti lascio gestire il prossimo cliente. Certamente è da solo, salve. Salve, salve, salve. Un tavolo per uno, certamente. Venga. Ne aspettiamo? Sì, mica. Va bene, anche lei vuole appetizer. Appetizer? Non è proprio che c'ho appetizer. Non si chiama, no, appetizer. E avevo questo like. Ok, prego, ma ci mancherebbe altro. Si va, mangiattoni. Cioè, questo si muove male, ragazze. Se qua si riempie la sala, diventa una tragedia. To go boxes and a way to order have time by instance. Ah, figurazza micidiale, adesso questo ci uccide. Ti dispiace, non abbiamo i to go boxes e diciamo, regà, questo voleva portare al cane. Ah, vabbè, grazie per il chef. Non sarò sempre più a correggere quando decide cose, quindi controlla bene. Sì, chef. Ma come potevo sapere quale fosse la risposta? Ah, devi capirlo da solo, devi capire cosa è conveniente. Cioè, dobbiamo essere, dobbiamo mostrare di sapere cosa stiamo facendo. E non prometto ovviamente cose che non puoi fare per loro. Ah, quindi mangi qua o no? Poi i termini tecnici che ovviamente fanno parte del sì. Appa, ok. Vabbè, main, vabbè, come le signorine prima, va bene. Io provo a camminare con due bicchieri così, cioè mi vola al primo passo che faccio. No, scusa, allora, questa era chiaramente una cosa costruita, una candid camera, costruita dallo chef per mettermi in difficoltà. Ci sta mettendo una vita. A parte che la cucina, prendila con la cucina, non come io il piatto l'ho preso, quello ha sbroccato e si è anche portato la sedia e tutto ciò, tra parentesi. Vabbè, l'ha capito anche lui, cioè, fatto una via, però questi si aspetta ai fast food, cioè, meglio che viene qua. Comunque deve pagare. Però se qualche rispettabile customer perde la sua pazienza e se ne va, non ti lasceranno la mancia. E vabbè, non sarebbe un po' grande ovviamente per ottenerlo. E quindi è il tuo interesse che non succeda. Andiamo a buttarlo. Ma ha pagato questo? Se è andato pure? Oh. Andare a buttarlo? Butto. Oh, vabbè, sembra che siamo pronti. Vabbè, startiamo il nostro shift. Però comunque è stata chiaramente un'ingiustizia. Questo è il menu di oggi. Appetizer, main, side e dessert. Beh, difficile da ricordare. Se hai bisogno di me, torno, grazie. Torna! Ah, sei è tornata, il tizio. Ah, salve signora, mi sa che è venuto questo. Certamente signora, venga. Tavolo per due, le faccio sedere qua, ciao. Vede prima, ancora nessuno. Allora, sì, eccomi, prendo l'ordine.
Appetizer, lei invece cosa porta? Cosa le porta, signora? Cosa le porta, signora? Va bene, allora, queste tutte e due. Questo vede prima, ma la stessa cosa. Rifacciamolo col tutorial molto semplice. Allora, per adesso il gioco, boh, è come si dice? Cameriere Simulator. E mi sembra che stanno preparando, mentre questi preparano io faccio sedere su stronzo. Questo se ne va un'altra volta, arriva proprio lì, mo mi sento scendere. Che stronzo. Allora, questo è cameriere. Un attimo, signora, c'è ragione. Vediamo agnato dei due. Ma salve. Scusi. Minchia, geniale, favoloso. Sì, ma questo mo se ne va, perché devo pulire? Io quello si incazza tantissimo. Perché non mi fa... Ma ragazzi, mi sto già... Sa. Prendo prima il suo ordine e poi... Mi muovo da qua, questo di Dio. Oh. Ah, ma non l'ho fatto adesso, aspettate. Faccio finta di niente, pesantemente. Certamente, ci mancherebbe altro. L'appetizer lo mangio io. Non lo fa buttare, questo magari che butta la roba nera. Oh, prendi sto coso. Ma che questo se ne va. Poi si incazzano. Ma per chi è sta roba? Che me sta da? Ma che stanno a cucinare qui? Questo vuole il dessert anche che sta aperto lì. C'è sempre uno spazietto per il dessert. Questa cosa è caduta. Certamente. Ci mancherebbe. Qua c'è un piacere. Raga, io... Allora... La roba non so di chi è. Non è roba che ho chiesto io. Sì, aspetta, se ne vado. Prego, allora forza, dai, andiamo a pagare. Ma secondo me aveva registrato i piatti per quello di... scusi. Sarà il cazzo. Certamente arrivo subito, la faccio pagare. Aspetta, attiva. Easy money, ok, però non abbiamo i soldi di quelle altre perché è successa una situazione molto poco così. Sentite come da tastiera Google. Ma quanti chef ci vanno per due persone? Ma perché non mi ha fatto fare il clean up? Ma non so bene dove piazzarmi, ok. E adesso mi hanno buttato quello. Due piatti dovresti riuscire a portarle, voglio dire. Dopo ci vedere se non tutta la roba. Voglio come potete portare la moneta. Ma per ora io di horror non vedo niente. Clienti che se ne vanno perché aspettano 5 minuti, cioè. E non abbiamo fatto la quota di oggi. Abbiamo... La stronza è il problema. La stronza è il problema. Vai. Regà, veloci perché queste si pigliano a male, dai. Un attimo. E questa va. Questo via questo. No,
attimo, signorina, un attimo. Non riesco a aprire sto coso. Vediamo quale ci mandano prima. Però quella sta ancora decidendo. Ragazzi, però riesco a prenderli, cioè... Ora... Fanno il men di quello. Riesco a prendere qua. Tutti volete tutto, cioè non è che deve... Sto pazzando. Questa vuole side, quella deve... Sì. Certo. Sto pazzando. Oh. Devo farlo partire però. Un attimo, signorina, un attimo. Sì. Sì. Oggi è pronto per di no. Sì, signore Micke. Vai, prendi sto cazzo di dessert però. Piolo. Vai che tu questo. Questo vuole un side. Mentre questo mi prepara un side a questo, mi provo questa ciccia. Oh. Che sei scemo? Ok. Allora dai, adesso era stato un picazzo. Potrebbero che se ne vadano, capire, cioè mi dicono tipo... Oh raga, è tosta, riuscire a... Sì, arrivo per il tuo dessert un attimo, devo far pagare questa. Mi chiamo. Sì, mi dica. Vuole dessert, c'è con te. Mancherebbe altro. Non posso pulire. Ragazzi, non so. Un po' un casino. Vabbè, volevo pulire. Apparentemente. Grazie per sentire. Allora, è stato un macello, perché vi giuro, raga, guida, cioè avete sentito il casino che fa la tastiera, ok, sì. E abbiamo i green onion rolls, ok. Avete sentito il casino che fa la tastiera, ma ho avuto delle serie difficoltà a prendere i cazzo di ordini. Successo vero. Sto occupata. Ma chi è? Andiamo fuori dalla finestra. Non possiamo. Guarda roba incasinato. Vabbè, lo chiedo, lo trattiamo come un cavallo, mi è data la sua bicicletta. Quello dai ronde. Non ci canta regia. Questo va. Ho bisogno di cereali, ma no, schifo. Mi sistemerò la prossima volta, forse. C'è una missing person. Allora, praticamente dice che c'è una pila di giornali dove praticamente ci sono un botto di persone che sono scomparse. E non posso aspettare di far andare questi record di nuovo quando lei verrà di nuovo a visitarmi. Fammi vista. Sicuramente le piacerà la nuova collection.
Forse questa volta rimarrà sveglia. Lie on the couch, save. Ok, e non so, possiamo andare fuori? No, allora, per adesso quello che vedo in questo gioco è l'interazione. Devo finire di scrivere queste lettere d'amore che sono lì. Vediamo cosa c'è nel primo. Birra, birra, birra e onion. Fire. Ah, freezer. Ah, quello è freezer. Ok. Okay. Inventario abbiamo. Ok, no. Ok, devo prendere qua. E non possiamo fare moltissimo all'interno della casa, come possiamo vedere. Raga, la cena l'ho bruciata. Scusa. Ma c'è ancora lì qualcosa che potevo mangiare. Ma non mi fa. Fa bruciare sempre quello che. Ma no, non voglio chiamare. Pensavo potessi chiamare Just Eat. Poi si chiama Just Eat l'app, però. Niente, lei non ci risponde perché ha capito che siamo dei deficienti. Allora, e andiamo al nostro day. Sono in ritardo, minchia, vien giù. Vabbè, scusa, non servirà salvarti, è solo il tuo secondo giorno. Perché sembri così? Io pensavo che correre per, cioè correre, andare molto veloce in bicicletta sotto la pioggia mi facesse asciugare, ma invece mi sono bagnato molto più velocemente. Vabbè, un genio, un accademico questo. E asciugati perché i customer non ti possono vedere in questo stato. Lo sai che ci sono gli ombrelli, vero? Non ce n'è uno. Vabbè, te ne darò io uno per tornare a casa, così non succederà più. Grazie, però come farai tu ad andare a casa senza averlo? Io vivo qui. Nel ristorante? Il mio appartamento era pieno scuro. Ah, ok. Ha più senso, wow. C'è qualche problema? No, vabbè, non è preoccupante. Se succede qualcosa alla porta al palazzo, tutto scompare tutto. Basta parlare di cose senza senso. Mi sembra che tu sia pronto per il lavoro. Vabbè, uno stralcio di loro due. Allora, mi fa vedere le immagini perché così magari io non mi incasino. Mettiamola così. Ragazzi, abbiamo fatto il training. Abbiamo fatto il primo giorno. Abbiamo rifatto il primo giorno perché ho fatto cagare. E il gioco è molto minimal. Cioè abbiamo per adesso le location che siamo riusciti a vedere. Abbiamo il ristorante, bella cucina fuori dove buttare la roba, i clienti che sembrano essere sempre gli stessi, oggi già sicuramente pensavano quelli, l'appartamento del nostro protagonista, del quale non ho capito il nome, e boh, non lo so, a me un po' il fatto che abbia asciugato i capelli, sarà stato un po', non lo so, ragazzi. E sono dubbiosa su questo gioco, sono un po' dubbiosa. Non mi aspettavo, cioè, partisse a cannone, per carità. Però, boh, così anche un po' troppo lento. Cioè, dammi qualcosa, dammi qualcosina subito, qualcosa che mi stuzzichi, no? Così l'ho vissuta un po' lenta, non lo so. Quindi, voi che ne dite? Cosa ne pensate? Come vi sembra? A parte la mia incapacità manifesta anche in questo gioco di riuscire a fare cameriera, pure nel gioco faccio cagare. Però cosa ne pensate? Non lo so, c'è un punto interrogativo che quindi mi porterà comunque a cercare di andare un po' più avanti per vedere cosa succede. Non mi piace tantissimo la dinamica del lavoro, ok? Ma non perché non per chissà che cosa, è che è molto difficile, nel senso, cioè ho difficoltà a prendere il piatto lì dal, non so come si chiama quel coso, e portarlo al tavolo, al cliente.
serie difficoltà nel fare questa cosa, però vabbè, cioè, probabilmente è una mia difficoltà e quindi vediamo andando un po' più avanti, vediamo un po' più avanti anche come si sviluppa il rapporto tra loro due e così via. Fatemi sapere la vostra, bimbi, se il video vi è piaciuto ovviamente come sempre vi chiedo di lasciare un like, di condividerlo e iscrivervi al canale. Perché almeno con la sottoscritta si provano giochi di tutti i tipi, sia molto molto belli, sia molto molto strani, sia anche dei cagatoni atomici. Speriamo che questo non sia un terzo caso. In più, in descrizione troverete i link a tutti i nostri social sui quali potete seguirci e controllare un po' che cosa facciamo anche al di fuori del YouTube. Io con questo video vi lascio e ci rivediamo sicuramente con uno dei prossimi video in programmazione, ma soprattutto con il secondo episodio di Dead Plate. Vediamo un po' se migliora o meno. Chissà, però non potete dirmi che i due protagonisti non sembrino un po' intriganti. Alla prossima!